Guarda che macchina. 6.000 di cilindrata, doppio carburatore. Questa fai 160 e noi 20 in discesa. Hai visto? Che cosa? È nato maschietto. Non ti intenerire troppo, è un futuro padrone. Quel maschietto so io. Ogni compleanno faccio attaccare il nastro azzurro sulla punta più alta del cancello. È un'usanza che mi aiuta a mantenermi vivo e vegetale. Ecco. Di un po', tu saresti, diciamo, il giovane di bottega del grande avvocatone La Rosa? Avvocato Gianni Perego. E venite proprio il giorno della festa mia a pugnalarmi dietro la schiena. Il grande patrocinatore in Cassazione è stato eletto deputato e per non dare adito a critiche mi ha scaricato con la banale scusa che avrei commesso i seguenti reati: corruzione dei pubblici sottufficiali, frodi svariate, costruzioni illecite, diciamo, di mio arbitro, raggiro dell'altrui incredulità, false licenze comunali, peculato, che io non so manco che bordì, barcarotta flautolenta, 7 appropriazioni indebiti e che altro, 11 approfitti di regime, 5 atti in falso pubblico, 15 rimozioni di segnali di pubblico pericolo, sì, e 2 operai morti nei suoi cantieri per mancata applicazione delle norme di sicurezza. Beh, certo. A uno come lei può sembrare incredibile che esista chi rifiuta di difenderla. Che ci sia qualche sprovveduto capace di rinunziare al guadagno. Beh, esiste. E boh, che fate, ne vai? A Perego, sei democratico? Oh, dico, sei democratico? Sei democratico? E allora vado a far parlare, figlio. Giovane avvocato, tu ti puoi rifiutare di difendere a me, ma io non di difendere a me stesso. Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero? Sì. Ma invece no. È il ricco, capisci? Il ricco è più solo perché è più raro. I poveri sono tanti, tutti amici, sempre assieme. Si lazzaroni che non ti fanno più campare. Come disse nostro Signore Gesù? Egli disse: beati i poveri che si metteranno a sede alla mia destra. Mo, se non ci fossero i ricchi che fregano i poveri, e i poveri non esisterebbero, e Gesù, insomma, educherebbe a rimanere a sede da solo, diciamo, come il povero Cristo, se mi spiego. Papà? Oh! Ah, papà! Sì! Ha detto così mamma, sì, è ora di andare, che ci aspettano là, a Bonfernita. Beh, sì, vabbè, ma prima porta la coppa a st'avvocato. La coppa? Col pane casareccio. Ma quale pane casareccio? No, la coppa del pizzicarolo, via. Una coppa per bevere alla mia salute. Ah, di schiumante. Subitissimo. Prego. Questa sarebbe Elide, la mia seconda genita. Oh. Caruccetta. Nuovamente. Un po' in trupponcella, ma insomma. Mannaggia, io l'architetto che ha fatto queste fortune già come faccio caccia via. Dunque, come ti dicevo, è rimasta affezionata, sai, è ancora scappa. Senta, non credo che... Insomma, è rimasta ruspante, casareccia, ecco. Poi, quando vede un forestiero, sai, un tipo alto, aiutante come sei te, si impappina pure. Chi è? Licenzialo. Ma che me frega, pure io c'ho famiglia, niente, per carità. Fai il conto di tutto quello che gli aspetta e dagli la metà. Ecco. Allora io andrei, se non le dispiace. E poi c'ho Amedeo, che sarebbe il secondo gemito, ma non lo reggo. È apatico, è mollaccione, capisci? Già, non tutti possono... A voi a dire date da fa, fa che il prossimo tuo dica vorrei essere come lui. Perché chi ammira non giudica, è chiaro? Ma guarda, non c'è niente da fare. Quello c'ha proprio la carugola ingrippata, che fatto? Se non è bastantemente fresco, io ci posso mettere un po' di ghiaccio fatto in casa col frigorifero. No, 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 no. È fresco e schiumeggiante, come lei. È bomba. Allora? Io non riesco mai senza Rosario. È come una polizia. Alla sua. È del nonno. Gli altri romani appena sentiamo il tuo, al suo, appena arriva il nonno. Insomma, a me mi piace, perché sei, prima di tutto, di cultura. Poi sei incorruttibile e tosto.
Io amo l'onesti perché nell'onesti c'è quella purezza. Se ci capita l'occasione, diventano talmente mascalzoni che t'ammollano le fregature meglio degli mascalzoni, diciamo, normali. Hai capito, Amedè? Ho capito. Che hai capito? E questa sarebbe Assunta, la signora di Amedeo. Piacere. Più broccola di lui. Piacere. Dunque, beh, intanto voi sistematevi sulla macchina e mia moglie ci mette una mezz'ora sicuro. E adesso a noi, come si diceva ai bei tempi. Tu te la sentiresti? Ma di fare cosa? Io non la capisco. Beh, sali in macchina che ti racconto tutto in quattro e quattro occhi. Ma no, mi aspettano, ho da fare. Ma chi è oggi che non c'ha da fare? Io non c'ho da fare, figlio mio. Dai, monta, che è una cosa importante. E poi le faccio riaccompagnare dalla macchina, dai. Allora, commendatore, questa cosa importante che mi deve dire? Prima di tutto non c'ho commendatore, casomai marchese, fatto con regio decreto vaticano de Mussolini, modestamente, vero? Commendatore, marchese, quello che è, vogliamo venire al dunque? Dammi la mano. Perché? Dammi la mano. Senti qua. Ma no, abbia pazienza. Esci buono, ma... senti come batte? Sì, lo sento. Io lo faccio sentire solo a chi se lo merita. Tante grazie, molto riconoscente. Lo vogliamo salvare sto cuore romano da tutte le accuse avvelenate che gli hanno fatto? Avvocati, te l'affido a te, lo difenderai in tribunale al posto del grande avvocatone che te paga poco e io te do di più. Io? E chi se no? No, guardi. T'ho fatto molto apposta. Tu cacci la carta bollata, io caccio la carta filogranata e mandiamo in galera tutti fino a che giustizia la trionferà. Io l'avevo capito che era questa la proposta che mi voleva fare. Beh, adesso stia lei a sentire me. No, no, ma cosa sta a sentire? Non diresti la verità. Perché vedi, tu un po' stai lottando con la coscienza. Lotta, ma non ti rende. Da retta a me. A ricordate che chi vince la battaglia con la coscienza ha vinto la guerra dell'esistenza. E adesso fermamete che siamo arrivati. Ciao bello, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma cosa fa? Tenga il cappello in testa. Allora rimaniamo d'accordo no, così. Tu stanotte che dormi sopra. Non fate confusione che sto discorrendo con un avvocato. Aromalo. Avvocato Padina, mi dai la mano? Ma non ti ricordi di me? Pensi che domattina vieni a beccare un ricco anticipo così ci pensi meglio. La fermata del tram è laggiù. Mi ricresce per la macchina, mi serve a me. Grazie. Allora, venghi. Siete. Lei non sorrisce? None. Tanti ossequi. Arrivederla. Oh, grazie. Attenta! Nuovamente. Ho intruppato.